direi una giornata entusiasmante, bella, ricca di emozioni, di grande partecipazione emotiva, sportiva. 400 ragazzi che hanno atteso l'arrivo del presidente Malogò, che hanno potuto in qualche modo salutarlo. Giornata speciale, una giornata diversa. Grazie Valdengo, grazie amministratori di maggioranza e di opposizione che hanno avuto la sensibilità di questa benemerenza, un riconoscimento che al di là di quello che può rappresentare, simbolicamente è molto importante. Ringrazio il Presidente per la grande attenzione che ha rivolto ai ragazzi e soprattutto per aver voluto accettare questa nostra proposta di renderlo cittadino onorario del nostro comune di Valdengo. È una proposta che è la prima che gli veniva fatta e quindi ci dà lustro, ci dà onore, ma soprattutto rende merito a un grande persona come Giovanni Malagò, che ha fatto dello sport la ragione d'essere, soprattutto per il suo grande impegno che mette non solo nel valore, nell'importanza dello sport, ma soprattutto perché mette al centro della propria attività il ruolo dei sindaci, dei piccoli e dei medi comuni e non solo dei grandi. Grazie a tutte le società sportive di Valdengo, grazie al sindaco Roberto Pelle, è stata una bella giornata di sport. Devo ringraziarli tutti perché avere questo titolo di cittadino onorario di Valdengo mi onora davvero. E onora non soltanto l'Italia ma anche tutta l'Europa, dove 120.000 municipi sono impegnati per la salute e il benessere dei cittadini attraverso lo sport. Valdengo, un piccolo comune che ha iniziato questa storia. Lo sport si fa sul territorio, qualcuno lo chiamava inelegantemente periferia. Credo che insomma, oggi questo CONI, il nuovo CONI, sta cercando di valorizzare il più possibile queste realtà che poi sono fondamentali, sono la piattaforma su cui si regge tutto il nostro mondo sportivo, credo con delle caratteristiche uniche al mondo. Credo questo sia un grande segno di attenzione, soprattutto perché nei comuni vivono le associazioni sportive, le federazioni, gli enti promozioni, perché nei comuni ci sono tanti cittadini che fanno lo sport e credo che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e il CONI insieme veramente possano dare un grande valore di gioco di squadra per promuovere sempre di più lo sport, non solo dal punto di vista del risultato sportivo, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'abbattimento dei costi sanitari, dal punto di vista della socializzazione e dell'integrazione tra popoli. Grazie al Presidente Malagò per essere qui, grazie al Presidente Lupatelli che anche lui abbiamo voluto conferirgli questo titolo in quanto nel 2012 Valdengo è stato Comune Europeo dello Sport, un importante titolo europeo che ci ha consentito di farci conoscere, di metterci in moto e soprattutto di dimostrare che anche i piccoli possono dare molto a livello nazionale e a livello internazionale.